Mi chiamo Viktor Guzman e sono un sopravvissuto dell'11 settembre. Ero all'85esimo piano quando il primo aereo centrò la torre settentrionale. Dall'11 settembre la mia vita non è stata più la stessa. In realtà è migliorata. Questa è la mia storia. Mi ricordo che il cielo era completamente blu. Era una splendida mattina di settembre. Il suo lungo tragitto per andare in ufficio era da 1 ora e mezza a 2 ore. Una volta eravamo seduti a parlarne e calcolammo che trascorreva 20 ore alla settimana viaggiando e dicemmo: è un lavoro part-time. Arrivai in ufficio e iniziai a preparare le mie fatture, come spesso fanno gli avvocati. Ricordo di aver premuto stampa. Mentre mi stavo alzando, sentii un'enorme esplosione e il palazzo si piegò talmente in avanti da dovermi aggrappare alla parete della mia scrivania. Poi tornò di scatto indietro. C'erano solo fumo e puzza di bruciato. Ci accorgemmo che gli ascensori non funzionavano e che alcuni erano addirittura esplosi. Trovammo le scale, scendemmo lentamente. Ricordo di aver detto una preghiera veloce al momento dell'esplosione. Continuo a dire che è stata quella preghiera a farmi rimanere calmo. Improvvisamente la famiglia diventò importante. Prima ciò che contava era dare loro cose materiali. Questo era uno dei motivi per cui ero andato a lavorare al Trade Center, guadagnare di più. Aveva iniziato questo lavoro circa 3 mesi prima dell'11 settembre. Ne era entusiasta. Ricordo soltanto che ero seduta davanti alla TV e di aver afferrato un cuscino e di aver iniziato a dondolare avanti e indietro. Nel frattempo ricordo chiaramente di aver pensato che quella mattina mi aveva dato un bacio per salutarmi. Mi sembrò strano che mi avesse svegliato solo per questo. Ero così felice di quel saluto affettuoso. In quel momento non sapevo cosa stava per accadere. Alla fine uscimmo e iniziai a correre. Sentii uno scricchiolio assordante di vetro e metallo. E quando mi girai, vidi la torre, nella quale mi trovavo solo pochi minuti prima, iniziare a crollare. Più correvo veloce, più si avvicinava quella colonna di fumo. D'improvviso quella nuvola di fumo ci sormontò. Ricordo che ero all'altezza della Pace University, stavo ancora tremando ed entrai. In quel momento sentii la torre settentrionale crollare. Ricordo solo le ginocchia che cedevano e mi accasciai su una sedia. Mi misi le mani in volto e la prima domanda che mi feci fu: perché io sono sopravvissuto? E il pensiero che seguì subito dopo fu: ero in quel palazzo che è appena crollato. Con il passare degli anni, quel senso di colpa diventò un problema. Durante il primo anno lo soppressi. In quel periodo fu più una questione di notorietà. Caspita, sei un sopravvissuto dell'11 settembre. E questo mi accompagnò durante il primo anno. Ricordo che in prossimità del secondo anniversario crollai emotivamente. Avevo il terrore di andare a dormire e così stavo in piedi fino a tardi. Poi, una volta addormentato, non volevo alzarmi. Semplicemente non volevo affrontare la situazione. Credo che l'ego mi stesse dicendo che avrei dovuto essere in grado di gestire il problema e non essere un disastro emotivo. Non avrei dovuto avere le lacrime agli occhi e non sarei dovuto saltare ad ogni singolo rumore che sentivo. Capii che non potevo più farcela da solo. Ammettere di aver bisogno di aiuto mi rese umile. Ciao, Viktor! Ehi, come stai? Bene. Il vescovo parlava sempre con Viktor. Lo abbracciava e gli chiedeva: Viktor, stai bene? Diventò un'altra figura paterna. Ricordo che mi metteva sempre il braccio intorno alle spalle. Ne avevo davvero bisogno, avevo bisogno che qualcun altro capisse che stavo soffrendo.
La parte difficile nel cambiare era che mi piaceva quanto riuscivo a guadagnare lavorando in città, ma capii che con la fede saremmo riusciti a pagare le nostre bollette e che avremmo potuto fare a meno del resto. Volevo un lavoro che mi permettesse di tornare a casa presto. Accettai un lavoro a Newburgh, a circa 30 minuti da casa, e fu meraviglioso poter andare alle partite di baseball e di calcio. Mia figlia giocava in una squadra, e poter fare tutte quelle piccole cose che non erano importanti prima di diventare fondamentali. Che c'è? È l'ora delle scritture, andiamo! John! Andiamo! Una delle cose di cui ci privavamo a causa della mia assenza era stare insieme come famiglia e leggere le scritture. Ho scoperto una nuova vita nelle scritture e mi ci immergevo alla ricerca di conforto. Mentre lo facevo, volevo condividerlo con i miei figli. Volevo che amassero le scritture. Ciò che ho visto nella vita di Cristo è che Egli è il guaritore. Egli mi avrebbe rigenerato grazie ai sacrifici che ha fatto. Non era la ricerca del denaro. Non parlava di tragitti di 4 ore per andare al lavoro. Egli parlava dell'amore per i bambini e di come li avesse benedetti nel corso della sua vita. E ciò mi aprì gli occhi. È sempre stato un grande uomo, ma credo sia diventato migliore grazie a questa esperienza. È più concentrato sulla famiglia, sulla sua comunità e sul servizio agli altri, oltre che sul suo lavoro. Continua a lavorare sodo nel suo impegno, ma presta attenzione alle cose fondamentali della vita, a ciò che è davvero importante. È molto, molto concentrato su questo. Ancora oggi, come dalla prima volta, lui mi chiama ogni 11 settembre, solo per salutarmi e per farmi sapere che mi sta pensando. Lui ha fatto la differenza. Dopo l'11 settembre qualcuno ha detto: non c'è alcun Dio. Per me non è mai stato più vero.